Le avventure di Pinocchio. Entrò nella stanza una bella marmottina che abitava il piano di sopra, la quale, vedendo il burattino in così grandi smanie, gli domandò premurosamente: "Che cos'hai, mio caro Casigliano?" "Sono malato, marmottina mia, molto malato, e malato d'una malattia che mi fa paura. Te ne intendi tu del polso? Un pochino." "Senti dunque, se per caso avessi la febbre." La marmottina alzò la zampa destra davanti e, dopo aver tastato il polso di Pinocchio, gli disse sospirando: "Amico mio, mi dispiace doverti dare una cattiva notizia." "Cioè?" "Tu hai una gran brutta febbre." "E che febbre sarebbe?" "È la febbre del somaro." "Non la capisco questa febbre," rispose il burattino, che l'aveva purtroppo capita. "Allora te la spiegherò io," soggiunse la marmottina. "Sappi dunque che fra 2 o 3 ore tu non sarai più burattino, né un ragazzo." "E che cosa sarò?" "Fra 2 o 3 ore tu diventerai un ciuchino vero e proprio, come quelli che tirano il carretto e che portano i cavoli e l'insalata al mercato." "Oh, povero me! Povero me!" gridò Pinocchio, pigliandosi con le mani tutti e 2 gli orecchi e tirandoli e strapazzandoli rabbiosamente, come se fossero gli orecchi di un altro. "Caro mio," replicò la marmottina per consolarlo, "che cosa ci vuoi tu fare? Oramai è destino, oramai è scritto nei decreti della Sapienza che tutti quei ragazzi svogliati che pigliando a noia i libri, le scuole e i maestri passano le loro giornate in balocchi, in giochi e in divertimenti, debbano finire prima o poi col trasformarsi in tanti piccoli somari." "Ma davvero è proprio così?" "Purtroppo è così." "E ora i pianti sono inutili. Bisognava pensarci prima." "Ma la colpa non è mia. La colpa, credilo, marmottina, è tutta di Lucignolo." "E chi è questo Lucignolo?" "Un mio compagno di scuola. Io volevo tornare a casa. Io volevo essere obbediente. Io volevo seguitare a studiare e a farmi onore. Ma Lucignolo mi disse: 'Perché vuoi tu annoiarti a studiare? Perché vuoi andare alla scuola? Vieni piuttosto con me nel paese dei balocchi. Lì non studieremo più. Lì ci divertiremo dalla mattina alla sera e staremo sempre allegri.' E perché seguisti il consiglio di quel falso amico, di quel cattivo compagno? Perché? Perché, marmottina mia, io sono un burattino senza giudizio e senza cuore. Oh, se avessi avuto un zinzino di cuore, non avrei mai abbandonato quella buona fata che mi voleva bene come una mamma e che aveva fatto tanto per me. E a quest'ora non sarei più un burattino, ma sarei invece un ragazzino a modo, come ce n'è tanti. Oh, ma se incontro Lucignolo, guai a lui! Gliene voglio dire un sacco e una sporta!"